Amici di Seili, bentrovati. Questa volta siamo in un circolo sul lago di Breccione e parliamo di vela giovanile, cioè un raduno giovanile delle tavole a vela Tecno 293, e siamo in compagnia di due persone importanti che di vela giovanile se ne intendono: il presidente della quarta zona della vela laziale, Giuseppe D'Amico, e la responsabile della vela giovanile del comitato quarta zona, Caterina Marianna Banti, che è anche, lo sapete bene, la conoscete, campionessa d'Europa e bronzo mondiale 2017 del catamarano olimpico Nacra 17 con Ruggero Tita. Allora, presidente, abbiamo detto che parliamo di vela giovanile. Cominciamo a dire una cosa: si chiama quarta zona, ma in realtà non è quarta, è prima in una ipotetica, diciamo, ma reale classifica di numeri, no? La vela laziale è la prima vela a livello nazionale. Proviamo a parlare un po' di numeri. Beh, parliamo di numeri, è una classifica che facciamo per gioco, ovviamente non ha nessuna rilevanza, perché quello che interessa è che la federazione abbia un'attività vera, un numero importante di tesserati e che svolga attività finalizzata a portare atleti alle Olimpiadi e a vincerle soprattutto. Però in questa classifica che vogliamo fare per gioco, la quarta zona, quindi la regione Lazio, perché la quarta zona coincide con i confini geografici del Lazio, in termini di numeri e di tesseramento è la prima zona. Nel 2017 abbiamo chiuso il 2017 con 19.974 tesserati, quindi abbiamo sforato di poco i 20.000 tesserati. L'obiettivo 2018 è superare per la prima volta in Italia una zona con oltre i 20.000 tesserati. Questo farebbe tutti contenti, noi in primis, perché metteremo questa ulteriore medaglia al collo. I 20.000 è un tesseramento globale che racchiude tutte le discipline, tutti i vari tipi di tesseramento, perché abbiamo il tesseramento delle tavole, il tesseramento del kite, il tesseramento paralimpico, il tesseramento ordinario, il tesseramento giovanile, che a sua volta possiamo distinguere tra il tesseramento del vela scuola, il progetto che la federazione porta avanti da tanti anni con il MIUR per promuovere la vela nelle scuole, e poi il tesseramento invece della scuola vela, che è l'attività che tutti i circoli portano avanti con la promozione e l'insegnamento della vela ai giovani e non più giovani. Parlando del progetto Vela Scuola, nel 2017 abbiamo avuto circa 7.000 tesserati, mentre la scuola vela, sia quindi giovanile, cadetti e juniores, abbiamo avuto circa 5.000 tesserati. Quindi il 25%, un quarto dei tesserati globali della prima zona della vela nazionale vengono dalla scuola di vela, e questo è un dato molto importante che ci fa riflettere sull'importanza proprio dei corsi di vela e della scuola di vela. Una campionessa d'Europa di classe olimpica come Caterina Banti ce lo può raccontare bene. Poi sei anche stata istruttrice di vela, quindi raccontiamo un po' quella che è la tua esperienza da questa parte della barricata. Esatto, appunto, io sono responsabile da lontano, perché appunto c'è un CTZ, Giorgia Talucci, che si occupa in prima linea di questa cosa, e c'è un team di persone, di tecnici, che si occupa di questo progetto, e io cerco appunto di dare il mio contributo quando posso, e nonostante appunto questi impegni che mi prende a 360 gradi. E ho fatto l'istruttrice di vela per 2 anni più o meno in vari circoli, ma soprattutto in modo continuativo alla Lisei, qui al lago di Bracciano proprio. E fare l'istruttrice di vela ai bambini credo che sia stata una delle attività e dei lavori più belli che abbia fatto. Uno, perché trasmetti la tua passione, una passione che io ho fatto il mio lavoro. Un lavoro poi non di orario di ufficio, ma un lavoro che veramente ti prende a 360 gradi, come mangi, come dormi, tutto. H24 e sono felicissima di farlo. E due, perché insegni, vedi questi bambini, che insegni qualcosa di nuovo. Dall'altro lato, l'altra faccia della medaglia, ci si confronta con le famiglie, con il luogo comune, che i bambini d'inverno prendono freddo, che la vela è uno sport costoso, che però sono cose, la vela è uno sport costoso, è vero, a un certo livello, ma all'inizio in realtà assolutamente no. Anzi, dall'altro canto, sono fortemente convinta che la vela sia uno sport estremamente formativo, sia a livello sportivo ma anche a livello umano.
ed educativo per la persona, perché per il bambino lo responsabilizza, un bambino di 6 anni da solo in mezzo a mare con il proprio barchino. Tra l'altro spesso i bambini che d'inverno si allenano non si ammalano mai, perché il proprio sistema immunitario si rafforza. E imparano a gestirsi, imparano a gestirsi i compiti per poter andare poi il fine settimana in barca a vela. Quindi credo che sia estremamente importante riuscire a diffondere il più possibile questo sport. Sentite bene quello che è stato detto, memorizzatelo, soprattutto mamme e papà, tutti voi che ci seguite, perché l'ha detto, come ho detto prima, la campionessa d'Europa del catamarano olimpico Nagra 17, che quest'anno, negli ultimi mesi e mezzo, ha vinto la settimana preolimpia di Palma, la settimana preolimpia di ieri, la Coppa del Mondo a Marsiglia. Dovunque sono andati, lei e Ruggero Tita hanno vinto tutto. Allora, prova d'anticipo a Palma e a ieri. Pure addirittura con una due prove d'anticipo. Niente, proprio, cioè, proprio non ce n'è per nessuno. Però che vita fa questa ragazza, atleta, ex istruttrice di vela, che ha appena perorato la causa della vela come sport formativo e per tutti? Che vita fa? Cioè, raccontiamo come sei diventata tu, quindi facendo la vela si può diventare come te. Raccontiamo così la tua vita H24 di atleta olimpico, in maniera ovviamente molto succinta. La mia vita, la nostra vita in realtà, come fanno anche i miei colleghi, ci alziamo presto la mattina, non esistono domeniche, non esistono giorni di riposo. Si lavora sempre, andiamo in palestra, controlliamo in palestra anche doppio allenamento, questo quando siamo a casa, e facciamo di media 20 giornate al mese di allenamento in acqua. Allenamento in acqua sempre accompagnato da un allenamento a secco in palestra. Oltre appunto agli allenamenti fisico e in acqua, c'è tutto il lavoro di messa a punto e sistemazione dell'imbarcazione. E oltre a questo, ovviamente, le ore di trasporto delle barche, perché le nostre regate sono in giro per l'Europa, in giro per il mondo. Presidente, a parte Caterina, qui in quarta zona abbiamo tanti bei nomi nella squadra olimpica. In questo momento c'è un sacco di atleti che vengono dalla quarta zona, ma è un romano anche il campione del mondo Optimist, proprio visto che parliamo di vela giovanile, no? Marco Gradoni. Quindi, insomma, com'è mai che c'è questo momento dal punto di vista anche dei nomi così forte della quarta zona? È una diretta conseguenza dei numeri o c'è anche un modo di lavorare? Ma io credo che siano un po' entrambe le cose. La qualità del lavoro ovviamente sta pagando, ovviamente, quindi il lavoro che viene, che è stato svolto negli anni passati, non soltanto nel recentissimo periodo. Però questo approccio metodologico al lavoro, all'attenzione che la federazione e la zona ha avuto da sempre nei confronti degli istruttori, nei confronti dei circoli, cercando di essere vicino ai circoli per dargli supporto nell'attività organizzativa e nell'attività di formazione degli istruttori, è l'elemento base per poi dare del personale che sia in grado di gestire al meglio le scuole. I numeri, la qualità e la capacità degli istruttori di anche saper valorizzare i giovani che si trovano nel circolo è diciamo alla base di questi successi. Abbiamo detto, allora, nella squadra olimpica, no? Le due prodiere del Nagra 17 di punta, Caterina Banti, che abbiamo qui con noi, e Mael Frascari, che è la prodiera di Vittorio Bissaro, sono ovviamente della quarta zona, sono veliste romane, laziali. Abbiamo nel 4,70 Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, allenati da Gabrio Zandonà, che insomma non ha bisogno di presentazioni e della sua romanità, diciamo così. Poi abbiamo Elena Berta, Bianca Caruso sul 4,70 femminile, quindi il 4,70 è colonizzato, diciamo, dal Lazio. C'è qualcosa, abbiamo, ecco, le tavole a vela, ovviamente lì c'è un'esplosione, anche perché qui siamo in un raduno di tavole a vela. Flavia Tartaglini, Veronica Fanciulli, in campo maschile Mattia Camboni, Matteo Evangelisti, lo stesso Daniele Benedetti che sta tornando, e insomma lì poi la filiera è infinita, perché da Civitavecchia sfornano a ciclo continuo. Chi dimentichiamo?
insomma, anche nel mondo dei fin comunque del laser ci sono atleti anche del Lazio, ovviamente le forze armate sono in qualche modo circolivellici della quarta zona, però sono poi atleti di altre realtà, di altre provenienze, quindi non ci se ne deve appropriare, diciamo così, ed è giusto non farlo. Guardiamo la provenienza degli atleti. Quello che interessava dire, Presidente, ti farei concludere su questo, un lavoro organizzativo impegnativo che va dalla vela di base, dalla vela giovanile, dalla promozione, quindi andare nelle scuole a prendere i giovani, e poi però un lavoro anche per organizzare le regate, per organizzare i raduni, la formazione che arriva fino agli UDR, ai coach, agli allenatori, circoli velici sono un po' la spina dorsale di tutto questo, e tu sei il presidente di quasi 80 circoli velici. Sì, diciamo che poi dobbiamo vedere tutte le categorie, sono un insieme, la sinergia tra i vari settori è quella che poi porta ai risultati, quindi non possiamo non parlare di risultati agonistici se non facciamo regate. Le regate non le possiamo fare, non le possiamo fare bene se non abbiamo dei bravi ufficiali di regata. I ragazzi vanno in acqua se hanno dei bravi istruttori. I circoli possono organizzare le regate, le possono fare bene se hanno un supporto e se sono aiutati. Quindi diciamo che oggi stiamo parlando di attività giovanile, ma l'attività giovanile perché sia veramente propulsiva del mondo della vela deve avere un supporto di tutti gli altri settori, agonistico, la formazione, l'attività dei circoli che è sempre più complicata, i circoli hanno bisogno di essere supportati nelle attività gestionali perché la burocrazia, le prassi che devono seguire per ottenere i permessi per poter regatare sono veramente tanti, e quindi la federazione deve essere vicino ai circoli perché alla fine tutto questo porta la gente in barca. Perché abbiamo appena detto, è come una sorta di fabbrica, qui c'è la produzione dalla base che poi porta il prodotto finale, cioè l'atleta olimpico a far parte della squadra che lotterà, si spera, per le medaglie, che deve lottare per le medaglie, quindi c'è una l'attività periferica è una fornitura per la federazione nazionale. Certo, diciamo la federazione sa bene questo, la federazione sa che in prima linea ci sono le zone, in prima linea ci sono le zone, ma soprattutto ci sono i circoli, quindi in una struttura federale come la federazione noi siamo sul territorio, la federazione ovviamente ci avvicina per tutto quello che necessita alle zone, ma insomma le difficoltà che noi abbiamo in quanto prima linea le dobbiamo affrontare e chiediamo il supporto a tutti. Se posso aggiungere, non per forza bisogna diventare atleti olimpici. Ottima questa. Nel senso che poi cos'è che fa la vela? Appunto l'attività di base, l'attività giovanile, i circoli, le persone che ogni giorno per puro divertimento anche prendono il proprio barchino e fanno un giro sul lago di Bracciano al mare, che purtroppo un po' per come è il mondo oggi e stanno diminuendo, mentre invece noi vogliamo che aumentino sempre di più, e come diceva giusto il nostro presidente, negli ultimi anni i numeri stanno aumentando. Stanno riaumentando, no? Il lavoro che si sta facendo alla base, perché appunto bisogna fare questa distinzione, secondo me è fondamentale, non per forza bisogna arrivare alle Olimpiadi. È molto importante, credo, quello che hai sottolineato. Noi spesso ci riferiamo a voi atleti olimpici. Certo. Noi abbiamo scelto di farlo, ma non è il percorso che bisogna fare. Noi ci riferiamo a voi come esempio finale, come massima espressione, come testimonial, che poi trainano, questo avviene in tutti gli sport, trainano la passione di altri che ovviamente non arriveranno alle Olimpiadi, ma diventeranno sportivi tout court e praticanti di uno sport comunque meraviglioso come la vela. Più comunicazione su questa vela serve, e meno burocrazia, più attenzione da parte delle istituzioni. Grazie a Caterina Marianna Banti, buonissimo lavoro. E grazie al presidente D'Amico, buonissimo lavoro anche a te. A voi, alla prossima su Sei Lì TV.